Buonasera a tutti. Io sarò brevissimo, vi dirò poche semplici cose perché so che state aspettando tutti l'intervento di Danilo, quindi non voglio annoiarvi. Però è vero quello che diceva Luigi poco fa, e ha il merito di aver voluto presentare una lista con il simbolo del Movimento 5 Stelle, perché, come diceva prima, giustamente la sua esperienza consiliare, nella sua esperienza consiliare lui ha fatto tutto ciò che vi ha detto nella precedente tornata elettorale, e così allo stesso modo il Movimento 5 Stelle al governo sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale. In 2 anni e mezzo di legislatura abbiamo portato a casa tantissimi risultati, dal reddito di cittadinanza, che ne dicano gli altri, è sicuramente uno strumento straordinario per migliorare lo stato sociale del nostro paese, nonostante il boicottaggio di alcuni sindaci che hanno le liste dei percettori di reddito di cittadinanza e non fanno i piani di comunità per farli lavorare, nonostante i centri per l'impiego che le regioni continuano a tenere fermi. Quota 100, nonostante lo rivendichi la Lega, era il nostro secondo punto del programma del 2018, e poi la legge anticorruzione, un altro strumento straordinario che darà i suoi frutti nel giro di pochi anni. Vedremo che questo reato difficilissimo da dimostrare, benché sia assolutamente molto, molto diffuso, invertirà il modo di fare degli amministratori locali, perché abbiamo dato degli strumenti straordinari ai magistrati. E poi la legge sul codice rosso contro le violenze, la violenza sulle donne e tantissime altre leggi. Abbiamo portato a casa quasi i tre quarti del programma del 2018. E un altro punto centrale della nostra azione di governo è quella di aver portato l'attenzione di nuovo sui comuni, soprattutto sui piccoli comuni. I trasferimenti dallo Stato centrale ai comuni sono continui, anche se mi succede sempre qualcosa di strano, perché quando riusciamo a destinare un finanziamento per un comune della Calabria, per una strada, per un edificio, poi c'è sempre qualcuno che mi commenta sotto al posto e mi dice: mi raccomando, però controllate come vengono spesi i soldi. E no, non lo possiamo fare, perché quel controllo lo devono fare i cittadini quando vanno ad eleggere i propri amministratori locali. E se avete il coraggio di uscire dalle solite dinamiche con cui vengono eletti sindaci che poi amministrano puntualmente in maniera scellerata la cosa pubblica, se avete il coraggio di votare Luigi Stranieri e Movimento 5 Stelle domenica prossima, io sono certo che quei soldi che il Movimento 5 Stelle sta ridando finalmente al Meridione, al Sud, alla Calabria, saranno spesi anche a girifalco in maniera oculata e sicuramente molto meglio di come hanno fatto finora le precedenti amministrazioni. Allora io vi faccio un appello per domenica prossima: naturalmente votate sì al referendum, perché lo slogan principale che stiamo utilizzando è ora o mai più, o lo facciamo adesso o non lo faremo mai più. È l'occasione più importante che i cittadini hanno per dare un segnale importantissimo alla politica. E naturalmente votate Luigi Stranieri e Movimento 5 Stelle e vedrete che quando uscirete dal seggio elettorale sentirete il profumo della libertà. Oh. Vado io, sindaco? Posso chiamarti già sindaco? Buonasera a tutti! Grazie mille di essere qua. Chi mi conosce sa quanto sia felice di andare a visitare i paesi della splendida Calabria. E mi fa un immenso piacere quando mi dicono: Danilo, non ti dimentichi mai della Calabria. Ed è esattamente così.
perché le persone per bene, che è libere, con le mani libere, con la voglia di trasformare le idee in qualche cosa di concreto, che appartengono al Movimento 5 Stelle come sottoscritto, quando ricoprono incarichi istituzionali importanti, non partono certo da aiutare chi non ha bisogno, ma partono andando a lavorare, ad aiutare principalmente chi ha bisogno di interventi. Ed interventi soprattutto di natura infrastrutturale. E nell'anno in cui il sottoscritto ha avuto l'onore di ricoprire la carica di ministro, erano due le regioni in cui io presenziavo maggiormente, ed erano la Sicilia ed erano proprio la Calabria. Due regioni, ditelo purtroppo, anzi me lo dite voi, me l'avete detto voi, l'ho potuto notare anch'io, profondamente abbandonate dalla politica e anche dalla politica centrale. E questo non andava bene, perché l'Italia cresce se crescono tutte le regioni, se anche le regioni del sud hanno i livelli infrastrutturali e le possibilità di spostamenti delle regioni del nord, punto. E ve lo dice Lombardo, perché questo è, perché gli italiani sono italiani, punto e basta. Io vi dico che penso che la Calabria abbia veramente tanto, tanto, tanto bisogno di Movimento 5 Stelle. E ve lo dico perché quel simbolo racchiude in sé tantissimi valori. Valori che stanno alla base di una crescita sana economica, di una crescita sana culturale, di una sana crescita sociale. E ve lo dico perché sono i fatti a confermarlo. Noi non ce l'abbiamo fatta a portare un consigliere comunale. E Paolo Parentela, come tutti gli altri ragazzi, portavoce, attivisti, simpatizzanti, innamorati del simbolo, sa, abbiamo sofferto tantissimo. E quando abbiamo visto quelle immagini di pochissimi mesi fa, a distanza di poco dall'inizio dell'insediamento della nuova giunta, di un consiglio regionale calabro, dove il relatore di una legge elettorale per la reintroduzione dei vitalizi non ha avuto neanche il coraggio di leggerla quella relazione, ma ha affermato: il provvedimento si descrive da sé, e in 30 secondi hanno approvato all'unanimità la reintroduzione di vitalizi. Poi, grazie al fatto che gli abbiamo rotto i coglioni a livello nazionale, si sono rimangiati la parola. Quella è l'evidenza confermata che c'è bisogno di Movimento 5 Stelle. Perché il Movimento 5 Stelle, quando entra nelle istituzioni, ha un obiettivo: aiutare chi sta fuori. E se tu entri nelle istituzioni, la Santelli prometteva mare e monti, e poi entra nelle istituzioni e ti fai tra i primi provvedimenti legislativi votati dalla Regione la reintroduzione di un privilegio che non hanno avuto neanche il coraggio di descrivere ai cittadini, e grazie a Dio che c'è stato quello che l'ha filmato, se no nessuno, non l'avrebbe saputo nessuno. E quindi noi siamo intervenuti, abbiamo attaccato politicamente, l'abbiamo scoperti, il classico fiato sul collo. Ma possiamo recuperare. Possiamo recuperare nelle elezioni comunali. Io so che è difficile, lo so perfettamente. So che quando metà della popolazione che ha diritto al voto non va a votare, chi ne perde di più è il Movimento 5 Stelle. Lo sappiamo perfettamente. Perché non avendo soldi, non avendo clientele, non avendo persone, non essendo a libro paga di nessuna lobby, dei concessionari, di qualsiasi cosa che vi viene in mente, non è che noi regaliamo posti di lavoro alto, regaliamo un futuro migliore, un qualche cosa che magari si percepisce e si concretizza essendo una vera e propria rivoluzione in un lasso di tempo, ovviamente, perché la bacchetta magica non ce l'abbiamo. E quindi tante persone dicono: ma sì, magari quei ragazzi magari sono uguali agli altri, quei ragazzi non hanno promesso quella determinata cosa che avevo chiesto. È proprio a loro che noi dovremmo andare a parlare, perché a quelli che fanno parte già di quella cerchia di sistema, noi non vogliamo neanche che ci votino. Se pensate che i voti clientelari, i voti di pacchetti di voti tenuti per determinati motivi, legittimi o illegittimi che siano, vadano bene, ma teneteveli pure. Noi vogliamo i voti della gente per bene. E la gente per bene, che è la stragrande maggioranza, purtroppo, quasi sempre, non sempre, perché non dobbiamo neanche dire di essere più bravi per forza di cose, sicuramente siamo i più onesti, e non può non votare per il Movimento 5 Stelle. Ma perché? Perché io penso che oggi ci siano alcuni fatti. Noi esistiamo da una decina di anni, ma politicamente da 7, dal 2013, quando siamo entrati in Parlamento. Benissimo.
5 anni di opposizione, benissimo, l'opposizione non è che porta a casa chissà che cosa, 2 anni al governo. Allora, 2 anni al governo, e limitiamoci alla Calabria, il porto di Gioia Tauro non è che l'ha salvato la Santelli, come ho visto dichiarare in alcuni giornali locali, o l'hanno salvato Olivari, Oliverio o altri, l'ha salvato il Movimento 5 Stelle, le trattative le ha fatte il sottoscritto. E sapete chi, come, qual è stato il modello che ci ha portato al salvataggio di uno dei polmoni economici della Calabria? Quando esponenti del Movimento 5 Stelle Calabria, i vari Giuseppe Audino, i Paolo Parentela, Rosa, Abate, tutti quelli, scusate se mi dimentico qualcuno, sono andati a bussare alla porta dell'allora ministro. Punto a caso ero io. Cos'è successo? Ho aperto gli armadi con i dossier. C'erano su 2 dita di polvere, vabbè, abbiamo pulito e abbiamo tirato fuori i dossier, abbiamo studiato, chiamato i tecnici, abbiamo detto 48 ore e ci date le risposte, ci fate capire, ci fate il sunto amministrativo, storico e chi più ne ha più ne mette di quella roba lì. Preso il fascicolo sotto braccio e siamo andati al porto. Abbiamo incontrato il presidente dell'autorità portuale, commissario, perché sapete che non c'è mai stata l'autorità portuale, ma c'è il commissariamento, e abbiamo incontrato i cittadini, abbiamo incontrato i sindacati, abbiamo incontrato i lavoratori. Poi abbiamo capito dove era la questione, dove era il problema, abbiamo incontrato dove c'era il problema, i 2 concessionari del porto, e abbiamo detto: signori miei, vi mettete d'accordo? Perché qua c'è un contratto dove uno è lo Stato e l'altro siete voi. E tra i due ci sono delle condizioni che non state rispettando, e siccome è arrivato un ministro che un po' di coraggino, un po' di coraggio ce l'ha, e a cui che si incazza e non si vuole far prendere per il culo, vi do un po' di settimane per mettere a posto le cose. Non l'hanno fatto, via la lettera, messa in mora con scritto, firmata dal ministero: se entro 30 giorni non vi mettete d'accordo, non riparto gli investimenti, vi revochiamo la concessione. 40 milioni di euro perdevano. Dopo 3 settimane hanno risposto, hanno trovato l'accordo, avete visto i numeri, hanno riassunto tutti. C'è una crescita incredibile, il porto di Gioia Tauro diventerà il porto di transshipment più importante del Mediterraneo. Chi l'ha fatto? Gente con le mani libere, non l'hanno fatto i geni, non avevamo mica la bacchetta magica. Andiamo un po' più a nord. E ricordatevi sempre che Toninelli era quello incapace, che non faceva, il porto di Gioia Tauro. Poi sempre partendo da questo discorso che dicevano le TV di Berlusconi, i giornali di Gangelucci, quelli di Caltagirone, quelli di Benedetti, poi andiamo a Genova. Sapete qual è l'unica opera, grande opera, anche utilissima, che abbiamo iniziato come Movimento 5 Stelle a gestire dall'inizio alla fine? È il Ponte di Genova, costruito in 15 mesi di lavori. Sapete perché? Avevamo le mani libere. Dall'altra parte c'era un colosso, credetemi, che mi ha diciamo un po' sputtanato, perché se tu, Stato, dai, se tu vecchia politica, Prodi e Berlusconi, dai 2007-2008, 1997 privatizzazione delle autostrade, scelta criminogena, D'Alema, 2007 legge che le legifica, cioè la convenzione viene diventata legge, Macigno che la protegge, fa un decreto legge, cade il governo Prodi, interviene il governo Berlusconi che la legifica. Cioè, quando c'è da aiutare le lobby, ragazzi di destra e di sinistra, non c'è, tutti uguali. Benissimo, c'erano i Benetton, guadagnavano 10 miliardi di euro l'anno. 10 miliardi, sapete a fare che cosa? A gestire un bene pubblico, costruito con soldi pubblici. Voi dite, ma questi sono pazzi, ma chi cappero da questi? Ok. Va bene, ci mettiamo contro questi qua, mi dicevano, ma stai scherzando, tu ti metti contro questi colossi qua. Salvini, sapete cosa mi diceva? Mi diceva, fai ricostruire Toninelli il ponte e Benetton. Io dicevo, Matteo, da chi? Hanno una grossa azienda di costruzione, certo, perché il concessionario aveva creato all'interno della holding Atlantia una società enorme di costruzione e una società enorme di controllo della manutenzione, cioè si controllavano da soli con i politici che non dicevano un cazzo, perché gli finanziavano le campagne elettorali, gli finanziavano le fondazioni politiche, gli finanziavano i partiti, finanziavano i giornali. Quindi Toninelli era un incapace, perché ha detto, ma io non ho mica bisogno dei vostri soldi, che cosa me ne faccio? Benissimo, e abbiamo scritto il decreto Genova. Dicevano che era scritto con i piedi, dicevano che era incostituzionale, dicevano che non avevamo alcuna competenza. È stato l'unico decreto che è riuscito a permettere all'Italia finalmente il ponte sullo stretto, dal 1950 che ne parlano, e chi più ne ha più ne mette, l'abbiamo costruito in 2 anni. Ci hanno fatto tutti i ricorsi, l'ultimo ad agosto alla Corte Costituzionale, hanno detto che avevamo violato, udite bene, 10 articoli della Costituzione. Sapete quanto ne avevamo violati? 0. Abbiamo vinto tutti i ricorsi, gli incapaci.
Sono soddisfazioni, sì, sono soddisfazioni, ma sarebbero più grandi le soddisfazioni se iniziassero ad esserci anche i sindaci del Movimento 5 Stelle, perché abbiamo portato il Freccia Argento a Sibari grazie a Rosa Silvana Abate, abbiamo portato più Frecce Rosse a Reggio Calabria, ora dobbiamo portare l'alta velocità anche in queste zone qua, perché i soldi li abbiamo ottenuti nella trattativa in Europa. Voi vi ricordate, vero, che l'Italia aveva persone che facevano le corna quando c'erano le fotografie con tutti i primi ministri stranieri o che davano della culona alla Merkel? Cioè, rendetevi conto che venivamo sbeffeggiati. Adesso va un signore che si chiama Giuseppe Conte a trattare. E io so, è un amico Conte, questa grandissima fortuna, perché arriva dalla storia del Movimento 5 Stelle. Sapete che Conte, in quella trattativa qua, li ha presi perché non ce la facevano più. C'era quel, vi ricordate quell'olandese, non si dice stronzo, quell'olandese là, Rutte, che il nome è perfetto, che diceva all'Italia neanche un centesimo, sono spendaccioni, evasori, fannulloni. Non è vero, ecco, diceva così. Conte l'ha tenuto lì giorno e notte, finché è crollato, ha tirato fuori il dossier che arrivava da Roma, cioè dall'Italia, con dentro il sangue che scorre dalle vene italiane, e Rutte ha firmato, e l'Italia, da contribuente netto all'Europa significa che cacciavamo più soldi di quelli che ne tornavano, è diventato un percettore netto, arrivano più soldi di quelli che ne spendiamo. Beh, non mi pare poco, questo per farvi capire quanto è importante avere dei sindaci, perché uno dei problemi dell'Italia non è non avere i soldi da spendere, ma che non vengono spesi molto spesso dolosamente. Sapete chi ha principalmente in mano il libretto degli assegni di soldi pubblici? Sindaci e presidenti di regione. La sanità è in mano alle regioni. E ve lo dice un lombardo, 20.000 morti circa per Covid, 20.000, e per 30 anni mi hanno rotto i coglioni con il modello della sanità lombarda. Il modello della sanità lombarda era dare soldi pubblici ai privati, e quando è arrivata la prova del 9 è fallito miseramente, altro che modello. E voi non state messi tanto bene come sanità, eh? Quindi ricordatevi che le responsabilità vanno date a chi tiene in mano il blocchetto degli assegni, chi organizza come utilizzarli, e la sanità è in mano alle regioni, e i trasporti tanti sono in mano alle regioni, quindi stiamo attenti a chi dare la responsabilità. E se il nostro Luigi Stranieri diventasse sindaco, e dateci una mano, vi prego, ricordatevi che avrà la porta aperta al governo, perché quando c'è un'interlocuzione tra persone per bene, con trasparenza e fiducia reciproca, nessuno ti mette giù la cornetta, perché non siamo mai qui a chiedere voti, siamo qui a dirvi, abbiamo la possibilità di darvi una mano, abbiamo la credibilità di poter dire di averlo già fatto, senza campagna elettorale, l'abbiamo fatto! E lo vogliamo fare, ma con tutti i sindaci contro, che invece di chiamare i percettori del reddito per fargli fare lavori socialmente utili, non lo fanno, perché altrimenti si rischia che non si possa più attaccare il reddito come un qualche cosa di esclusivamente assistenziale, perché vedi che ci sono in giro persone che lo percepiscono a tagliare le siepi, a ridipingere magari la facciata dell'asilo nido dei nostri figli, a dare una mano agli anziani, a portare i medicinali ai disabili, non lo so. Fare lavoro tutto, quindi si ribalta il paradigma, si ribalta il paradigma, e ricordatevi che i centri per l'impiego necessari sono anche in mano alle regioni, e ricordatevi che quando vi dicono che è un fallimento del reddito, oggi lo percepiscono 2 milioni di persone, e ad oggi è poco più di un anno che esiste, sono stati stipulati 200.000 contratti ai percettori del reddito. Non c'è Rete 4, Italia 1, Canale 5, la 7 e chi più ne metta che l'ha detto. Lì c'è sempre qualcuno che dice che il percettore del reddito è uno spacciatore, un mafioso. Signori miei, non è proprio così la realtà, quindi non voglio dilungarmi troppo. Qua c'è tutto quello che si può fare, dateci una mano, sappiamo che tanta gente non sa se andare a votare. Quella roba qua va votata, cioè quella roba qua va votata, punto. Io non vi devo dire niente, il taglio dei parlamentari è una roba giusta, punto, di buon senso, punto. Non serve un costituzionalista, tagliare i parlamentari è una cosa giusta, perché? Perché siamo il paese con il maggior numero in Italia, in Europa, di parlamentari, basta, punto, basta. Si tagliano, sì, andate a votare sì, non si taglia la democrazia, non si taglia niente, si efficienta, si levano gli assenteisti, che sono esattamente un terzo come noi tagliamo. E poi dateci un'opportunità, veramente, ma dateci un'opportunità. Ho fatto lo stesso discorso prima a Castrovillari, dateci un'opportunità. Dateci un'opportunità, sbaglieremo, ma poi ci rialzeremo, perché quando sbagliamo non in malafede, ti può rialzare e correggere il tiro, se sbagli in malafede è finita.
è finita. Dateci un'opportunità, dai un'opportunità a una persona. Dicono che non abbiamo persone competenti. Il signore alla mia sinistra di competenza ne ha tantissima, una competenza importante che mette a disposizione della collettività. Dateci un'opportunità, fatelo andando a casa a parlare con le persone che vi stanno vicino, in famiglie che magari sono dubbiose se votare o su chi votare. Dateci veramente un'opportunità comune per voi. È un'opportunità di crescita, è un'opportunità di mettere un piede a Roma nel governo, di far sentire le istanze di un territorio che è stato dimenticato. Ricordatevi che se oggi c'è una legge che dice che il 34% degli investimenti nazionali, del bilancio nazionale, devono essere destinati al sud, è grazie al Movimento 5 Stelle e una certa Barbara Lezzi che l'ha messa in legge, perché era sulla parola, era perché gli investimenti li distribuisci sulla base della popolazione. Ma finché non abbiamo messo dentro quel 34% in legge, col cavolo che li mandavano al sud, non li mandavano al sud, ora li mandiamo perché è previsto per legge. La credibilità per dire queste cose ce l'abbiamo tutta, dateci l'opportunità per continuare a darvi delle conferme. Grazie infinite, grazie dell'ospitalità, grazie di cuore.